Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, a tutti i nostri spettatori e così via, eccetera, eccetera. Buona domenica e buona domenica sera a Guido. Ma che domenica? Non è domenica. Buon giovedì sera a Guido Salerno Aletta, il nostro ospite d'onore, che stasera ci chiarirà alcune zone oscure della contemporaneità. Come stai, Guido? Bene, grazie. Voi? Noi bene, grazie, è andato abbastanza bene. Questo appuntamento di metà settimana ci mette anche allegria, diciamo, rompe un po' il continuum delle domeniche. Allora, noi ci siamo dati questo obiettivo, no? Dovremmo chiarire che sta succedendo dal G20 al COP26. Sembra che il potere stia inventando una narrazione nuova, una favola nuova da proporre alle masse, a quei 7 miliardi oramai di individui, 2,5 dei quali stanno su internet, cioè 4 dei quali stanno su internet, 2,5 stanno su Facebook e adesso si preparano ad andare su Metaverso, 2 stanno su, insomma, sono collegati, cioè oramai la possibilità di raccontare favole su grande scala è possibile. Allora, abbiamo assistito per qualche giorno a Roma agli incontri dei capi di Stato, i quali poi hanno fatto le valigie, sono partiti, poi vediamo chi c'era, chi non c'era, e alcuni si sono trasferiti invece al COP26, dove stanno continuando un dialogo che andrà, fra l'altro, ufficialmente in continuità fino al 12, quindi una cosa importante, lunga, solo che a Roma c'erano i capi di Stato, invece lì ci sono quasi tutti i ministri e qualche capo di Stato. Però, diciamo, a Roma che cosa si sono detti? Tra le tante cose, che c'è un pericolo di debito pubblico che coinvolge America, Canada, Europa, Argentina, che hanno superato il 100% sul PIL. Però arrivati lì, al COP26, dopo qualche giorno hanno detto: allora, bisogna che confermiamo il fondo per il clima da 130 mila miliardi per i paesi in via di sviluppo. Scusa, da dove tirano fuori questi soldi? Guarda, se questa è la domanda ti chiedo quella di riserva. Lo so, cioè io mi permetto di farla a te, posso farla solo a te. Ma gli certo, altri... ma certo. Guarda, Glauco, il punto probabilmente deve essere quello di partenza. Cioè io vorrei un po' avere uno stacchetto di quelli che si vedono sui PC quando si è impallato tutto e dice: ops, qualcosa è andato storto. In realtà qualcosa è andato storto. Noi dobbiamo partire da che cosa è andato storto nel sistema capitalistico, e che poi insomma è il sistema, come dire, della macchinofattura guidata dal capitale. E che cosa è andato storto? In realtà noi dobbiamo partire da due assunti. Abbiamo due driver che hanno guidato il processo di sviluppo economico degli ultimi 30 anni. Abbiamo da una parte internet, tu lo sai probabilmente meglio di tutti, e dall'altra parte la globalizzazione. Sono due driver che hanno avuto degli effetti distruttivi sull'economia del pianeta, perché internet ha sostituito tutta una serie di attività storiche, dai cinema di sala alla vendita dei periodici, alla diffusione della musica attraverso prima i dischi e poi i CD, e così anche i libri, e fino alla distruzione di tutta una serie di assetti della distribuzione commerciale attraverso l'e-commerce. La globalizzazione, alla stessa maniera, non ha fatto altro che distruggere le fabbriche nei paesi a più alto reddito, dove i salari erano più elevati, per spostarli dove i salari erano più bassi. Ma la competizione attraverso la globalizzazione è una competizione distruttiva, perché a questo punto non ci sono più i margini per tutti i soggetti che lavoravano nelle branche produttive che sono state praticamente distrutte da internet, e la stessa cosa in tutta la serie di attività produttive che sono state delocalizzate. Quindi noi ci troviamo di fronte a una crisi del capitalismo, e chi è arrivato a fare un po' da ambulanza alle banche centrali
hanno inondato il mercato di soldi, ma questi soldi, anziché andare all'economia reale per dei nuovi investimenti, che tra l'altro sono impossibili, perché non avendo, diciamo, di che comprare, perché appunto i salari sono stati abbassati con la globalizzazione, dall'altra parte una serie di settori produttivi sono stati distrutti attraverso le piattaforme di internet, è chiaro che nessun imprenditore investe per produrre di più quando non ci sono salari e dove ci sono solamente disoccupati. Quindi è chiaro che, diciamo, quello che è stato il processo innescato dalle banche centrali di abbassare i tassi di interesse per un verso e di creare liquidità comprando titoli di Stato è andato a finire tutto per un verso a gonfiare i listini azionari e per l'altro a gonfiare i prezzi delle materie prime attraverso i futures. Quindi praticamente noi ci troviamo in una situazione in cui addirittura queste ambulanze gigantesche dalla potenza infinita che sono le banche centrali hanno creato una distorsione infinita nel settore finanziario, perché oggi nei titoli di Stato, soprattutto quelli europei, con questa pazzia che ha fatto Mario Draghi, perché Mario Draghi, come dire, viene considerato un salvatore dell'euro, ma probabilmente ha affondato molto più le banche e il sistema, diciamo, come dire, del risparmio di chiunque al posto suo. Perché quando uno sottoscrive titoli del debito pubblico tedesco e si vede restituire meno soldi di quello che ha versato, mette, diciamo, come dire, in difficoltà, se non facendole fallire, tutto il settore delle assicurazioni che vivono. Aspetta, perché un attimo, Guido, tu stai facendo, mi sembra di capire, un'accelerazione che è importante, ma va un po' chiarita. Chi è che avrebbe comprato i titoli di Stato tedeschi? Tra l'altro, allora, diciamo, quando la banca centrale immette liquidità, immette prendendo dei titoli di Stato già sul mercato. Quindi chiede attraverso delle aste a chi ha dei titoli di Stato di venderglieli e in cambio gli dà moneta nuova. Questa nuova moneta gli investitori la devono andare a spendere da qualche parte. Nel frattempo tutti questi acquisti effettuati dalle banche centrali diminuiscono i tassi di interesse, perché se c'è molto acquisto, se c'è molta domanda di titoli di Stato e l'offerta, diciamo, quindi la immissione di nuovi titoli sul mercato da parte degli stati rimane ferma, i tassi di interesse non possono che diminuire. Se c'è grande domanda di titoli di Stato, perché appunto sono le banche centrali che comprano, i tassi di interesse scendono e scendono addirittura sotto zero, cosa che per esempio in America non è mai successo. Noi, se andiamo a vedere quali sono i tassi di rendimento dei bund tedeschi, vediamo che sono negativi su tutte le durate. Praticamente chi compra 100 euro di titoli tedeschi se ne vede restituiti magari 90, e questa è una follia. Quindi gli investitori, non potendo più mettere il proprio denaro e soprattutto quello che gli dava le banche centrali nei titoli di Stato, hanno cominciato a fare delle scommesse non solo in borsa comprando le azioni che sono quotate, ma soprattutto andando a comprare i futures su tutti i prodotti che vengono diciamo prezzati per il futuro. Quindi vediamo l'aumento del gas, l'aumento del prezzo del barile di petrolio, aumenta il grano, aumenta tutto quanto. Io l'ho scritto per Teleborsa settimana scorsa, il Dipartimento statunitense dell'Agricoltura ha divulgato a metà settembre i dati relativi alla produzione di cereali in tutto il mondo. Bene, se uno va a vedere i numeri, la produzione di cereali e di grano duro è stata superiore quest'anno rispetto al passato, ma contrariamente a quello che dice la logica, i prezzi sul mercato del grano duro, anziché scendere, sono saliti. Questo perché fra l'offerta e quindi la produzione di grano e la domanda di grano, di farina, tutto quello che serve per l'alimentazione, c'è in mezzo un settore finanziario che ha approfittato di questa liquidità
per investire sui futures. Vale. Allora, d'accordo, vabbè. Allora, Guido, ho capito la tua esigenza di partire dall'origine, diciamo, da un pezzo del mosaico, però arriviamo un attimo, vediamoci al G20, ci si aspettava il grande reset, no? Cioè l'inizio di questo grande reset, dopo Davos, ma adesso si incontra la G20 e ci propongono questo reset. Invece questo reset al G20 non si è visto tutto sommato, no? Cioè se sono messi d'accordo sull'ipotesi di vaccinare, e però questo lo tralasciamo, perché ne abbiamo parlato in lungo e in largo, e poi dice no, adesso andiamo tutti quanti al COP26, perché la nuova grande narrazione, forse il grande reset è quello, cioè l'economia cosiddetta verde, è quello, certo, il sogno. La green economy è la maniera per rifare tutto da capo, che poi è anche lo slogan della presidenza Biden, ricostruire tutto meglio. Quindi dobbiamo buttare tutto quello che abbiamo praticamente costruito fino ad oggi, le fabbriche di automobili, anziché fare delle automobili diesel o a benzina, devono fare delle macchine elettriche, anziché avere delle centrali a carbone, dobbiamo fare dei campi fotovoltaici o dei campi eolici, dobbiamo inventarci chissà quale sistema per sequestrare il CO2, dobbiamo produrre energia da fonti naturali, e questo, come dire, è il modo attraverso cui il capitalismo cerca di rifondare se stesso. Quindi un'automobile che prima, io ricordo la Panda era arrivata a circa 10.000 euro come prezzo, adesso la macchina meno costosa di tipo ibrido o diciamo tutta elettrica costerà 35.000 euro, magari fra uno sconto che viene dato per via dei sussidi del governo, la macchina indietro che uno gli dà, riesce a spenderne 25.000. Ma è chiaro che tutto questo vuol dire ricreare una filiera produttiva da zero, a partire dall'energia fino a tutti i modelli di consumo. Ma però ti devo fare delle domande, d'accordo, ma in questa scena c'è qualcuno che ha vinto e qualcuno che ha perso? Per esempio, perché Putin e Xi Jinping, pur poi avendo partecipato, così dice, da remote, perché non sono andati? Che segnale hanno voluto dare all'Occidente, tutto sommato? Veramente, adesso non voglio essere scortese, è stato uno schiaffone che hanno mollato a Mario Draghi, perché Mario Draghi aveva chiamato questo G20 per discutere del problema dell'Afghanistan. E la risposta, tra l'altro mi sembra che il presidente cinese si è fatto aspettare al telefono per un paio di settimane prima di rispondere, gli ha detto benissimo, noi siamo disponibili a venire, ma dovete chiamare il governo talebano, dovete chiamare tutti i paesi dell'area, dovete chiamare anche l'Iran che è confinante, dovete chiamare un po' tutti quelli che sono Pakistan, per esempio, no? È la stessa cosa la presidenza Putin, quindi non si sono presentati perché era un altro G20, poi strada facendo si sono inventati questo discorso del clima, una cosa abbastanza ridicola, perché essendoci già stata convocata questa conferenza del COP26 a Glasgow, che è iniziata appunto due giorni dopo la conclusione del G20 di Roma, faceva un po' ridere il fatto di discutere dell'ambiente a Roma e poi due giorni dopo ricominciare con una sessione formale, con degli impegni formali da parte degli stati a Glasgow. Quindi è stata un po' una maniera per rappattumare un G20 che, come dire, è cominciato male ed è finito peggio, perché in realtà non è altro che un G7 allargato, cioè un po' tutto l'Occidente contro coloro che erano assenti, e quindi Cina e Russia, ma insomma devo dire non è stata una gran bella figura. Tra l'altro l'unica cosa che è servita è a sistemare dei conti bilaterali, per cui il presidente Biden si è scusato con il presidente francese Macron perché è stato un po' scomposto nella questione dei sottomarini, poi si sono visti Macron con il premier inglese Johnson per parlare dei pescatori di Cherbourg, cioè ognuno si è un po' sistemato le cose sue,
oppure il presidente Biden che è andato a trovare Papa Francesco per vedere un po' come sistemare i conflitti che c'ha all'interno con la conferenza episcopale, che naturalmente sostiene la contrarietà all'aborto, mentre Biden è a favore dell'aborto. Cioè, praticamente noi abbiamo sollevato la palla per molti che l'hanno giocata per conto suo, ma in pratica l'Italia in questo G20, tranne qualche fotografia, non ci ha rimediato assolutamente nulla. Senti, tu mi accennavi, non, anzi lo hai scritto in quell'editoriale del quale accennavi prima, per Teleborsa, ad una relazione in corso che è abbastanza poco nota, anzi io non avevo mai pensato in questi termini, tra la Santa Sede e Pechino e tra, non so, la visione francescana e il confucianesimo. Cioè, tu dici che sta succedendo una cosa che è molto importante, ce la vuoi dire per cortesia? Ma guarda, il fatto che i gesuiti da secoli vogliano, come dire, avere portare il cristianesimo in Cina, questa è una cosa non nota, stranota. E il fatto che Papa Francesco non sia assolutamente un francescano, ma sia un gesuita, è cosa, come dire, assolutamente nota. Il problema è che la diffusione del cristianesimo è, come dire, molto, molto limitata in questo periodo. Anche le missioni in Africa non sono più così floride come erano una volta. Ci sono problemi negli Stati Uniti perché appunto la conferenza episcopale americana ha chiuso tutti i rubinetti e non versa più denari alla Santa Sede. E quindi questo approdo alla Cina è, diciamo, quello che da secoli la Chiesa va cercando. Ha trovato questo accordo che è stato secretato per la nomina dei vescovi. Non c'è dubbio che la Cina, come ha fatto anche la Gran Bretagna da Enrico VIII, vuole una Chiesa nazionale, quindi vuole un controllo assoluto per evitare che la Chiesa faccia politica. Ma naturalmente ha interesse, soprattutto in questo momento in cui c'è questa tendenza al consumismo, c'è maggiore disponibilità di risorse da parte del popolo cinese, ha timore che ci sia una deriva che faccia perdere questa stabilità che è sempre stata tipica del confucianesimo. E non c'è dubbio che la morale cristiana, la carità cristiana, tutti i valori cristiani, al di là della trascendenza, e ripeto, al di là della trascendenza, quindi io parlo non di cristianesimo ma di francescanesimo, perché se andiamo a vedere San Francesco parlava di sorella luna, fratello sole, parlava agli animali, e insomma un mito della natura, e quindi questo equilibrio della natura, questo rapporto pacifico con la natura, non un rapporto dispotico, non un rapporto rapace che viene ascritto invece all'umanesimo, quindi l'uomo che prevale sulla natura non solo toglie di mezzo Dio ma diventa padrone e rapace appunto nei confronti della natura. Questo francescanesimo invece porta a una relazione equilibrata. Questa relazione equilibrata è tipica del confucianesimo. Quindi se noi leviamo di mezzo la figura di Dio, prendiamo il cristianesimo come un rapporto equilibrato fra gli uomini e un rapporto, diciamo, amorevole nei confronti della natura, abbiamo sostanzialmente un equilibrio confuciano. Ecco perché c'è, come dire, un'assonanza fra il francescanesimo, che è il cristianesimo di Papa Francesco, e il pensiero cinese. E in questi termini, avere dei cinesi cattolici o francescani è qualcosa che aiuta il sistema cinese a stabilizzarsi. Oh, fra l'altro, scusa, mi viene da pensare, siccome c'è in qualche modo un dibattito che tiene conto del fatto che il sistema cinese si sta rivelando uno dei migliori sistemi per la crescita, no? Cioè loro continuano ad avere, segno più,
negli annual report da un anno all'altro, perché dice lì c'è un controllo sociale che, cioè, è molto difficile da derogare, per cui si va su quel binario, insomma, cioè alla fine un certo tipo di capitalismo di Stato, diciamo così, si sta rivelando molto efficiente. Se a questo capitalismo di Stato si unisse pure la spiritualità, diciamo quel mix di spiritualità, avrebbero fatto bingo, dico, poi sarebbe un modello più facilmente esportabile anche, o no? Ma guarda, io penso che noi dobbiamo guardare molto all'Italia, perché l'Italia fra il 1950 e il 1970 era praticamente la Cina d'Europa. Gli italiani erano pagati meno degli operai tedeschi o degli operai francesi, andavano dappertutto a prestare la loro attività sottopagati, erano gli unici che scendevano nelle miniere del Belgio, erano gli unici che andavano a costruire le case anche d'inverno, gli alberghi anche d'inverno in Svizzera, e quindi praticamente erano i lavoratori sottopagati come lo sono stati i cinesi in questi anni. Quindi il vantaggio della Cina è stato triplice. Primo, perché noi, facendo entrare la Cina nel WTO, gli abbiamo aperto un mondo di consumatori. Quindi tutto il mondo era disposto a comprare le merci cinesi. Secondo, l'industria americana, e non solo quella americana, ha delocalizzato in Cina, quindi i capitali che sono arrivati in Cina erano capitali occidentali, naturalmente non con la condizione di non avere la maggioranza, e la seconda altra condizione è quella di cedere la disponibilità dei brevetti. Quindi abbiamo fatto alla Cina non uno ma tre regali: aperto i mercati di sbocco, forniti i capitali e fornita la tecnologia. Loro ci hanno messo dalla loro parte, e non è poco, il lavoro e naturalmente un'organizzazione politica che ha vigilato e ha reso possibile questa crescita, ma sostanzialmente li abbiamo fatto noi, cioè il letto caldo gliel'abbiamo preparato noi. Non è che i cinesi sono inventati le tecnologie, tanto per essere chiari, Italtel aveva uno stabilimento in Cina, Siemens aveva uno stabilimento in Cina. Allora, quando io sono andato a lavorare per il governo cubano, Oibo, e vidi che c'erano delle centrali che venivano dalla Cina, cominciamo a strabuzzare gli occhi. Queste centrali erano di una marca che in spagnolo veniva chiamata Tiburon. Quando chiesi che cos'erano, mi spiegarono appunto che erano delle centrali della Siemens che erano state vendute al governo cinese. Quando uno, come dire, vede all'assetto cinese e vede che non esiste la competizione, perché per esempio China Telecom aveva, che ne so, 300-400 milioni di clienti, quindi loro hanno delle economie di scala che noi non riusciamo neanche a capire. Io sono stato al vertice del Ministero delle Comunicazioni e l'Unione Europea chiedeva all'Italia di mettere sul, diciamo, di dare sempre nuove licenze per la telefonia mobile, questo per creare un mercato concorrenziale. Quindi noi a un certo punto avevamo Telecom Italia Mobile, TIM, poi avevamo Omnitel Pronto Italia, poi c'era Wind, poi c'era Blu. Quando si è fatta la gara per l'UMTS, no, alcuni sono falliti o non sono neanche riusciti a partire, come IPSE. Cioè, noi abbiamo creato una competizione che ha ridotto in modo formidabile i margini di guadagno e i margini di profitto. In Cina questa competizione sul mercato interno non esiste, quindi Huawei e ZTE sono, come dire, due oligopolisti, non si fanno certo la concorrenza e quindi hanno la possibilità di fare tanti soldi non solo all'interno ma soprattutto all'estero. Senti, ma mi viene in mente una cosa, ma l'IRI era un po' cinese per qualche verso, era un capitalismo di Stato un po' cinese, sebbene fosse stato inventato dai fascisti. Ma guarda, io non voglio... voglio partire da lontano, ma praticamente che cos'è l'IRI? Allora, cos'era? L'IRI non è altro che il modo attraverso cui durante il fascismo sono state, diciamo, raccattate
dal fallimento tutta una serie di industrie. Cioè l'IRI non è altro che la messa a, diciamo, regime di tutto ciò che il capitalismo italiano aveva fatto fallire negli anni 20. Cioè non c'era nulla di creato dallo Stato. Lo Stato ha preso dal fallimento e, diversamente da quello che si immagina, non c'è stato uno Stato che ha nazionalizzato, che ha tolto ai privati, pagandoli naturalmente l'esproprio. In realtà il fascismo ha raccolto dal fallimento tutta una serie di attività, dalla Tirrenia piuttosto che l'Ilva. Era tutta roba che i privati non erano riusciti a gestire. Quindi lo Stato li ha presi dal fallimento e dopo la fine della guerra c'è stata una grande capacità della Democrazia Cristiana di far diventare questo sistema, naturalmente era già stato avviato dal fascismo con Beneduce, cioè era un assetto che era già stato messo a regime, ma naturalmente durante gli anni 50, 60 e 70 è diventato un colosso. Praticamente era tutto dello Stato e i privati italiani non avevano una lira. Quando si dice perché, no, dopo le privatizzazioni non c'è stata uno sviluppo dell'economia privata italiana, ma perché i privati non avevano soldi, quindi hanno comprato a debito e, comprando a debito, prima dovevano pagare il debito e poi avrebbero fatto gli investimenti, ma in realtà hanno venduto tutti quanti. L'unico che ha fatto un esproprio è stato Fanfani nel 58, prendendo tutte le aziende produttrici di elettricità, ha fatto l'Enel, ma quello era indispensabile perché i privati, per esempio nel Mezzogiorno, non facevano arrivare la corrente elettrica, quindi era impossibile fare uno sviluppo industriale nel Mezzogiorno senza energia elettrica, con prezzi completamente diversi da una parte all'altra. Quindi l'unica vera nazionalizzazione che è stata fatta in Italia in grande stile è stata quella della DC con Fanfani del settore elettrico. Senti, stiamo parlando del settore elettrico, è successa un'altra cosa, così ci raccontano le agenzie e i giornali, qua durante il COP26. 12 sindacati europei, rappresentati dai loro, diciamo, segretari generali, più o meno hanno fatto: già, non si può continuare così, perché se non passiamo tutti al nucleare non riusciamo a dare lavoro a tutti i nostri aderenti. Cioè, questa cosa potrebbe essere importante o no? Hai seguito? Guarda che qua ci sono delle confusioni infinite. Allora, se andiamo a vedere la storia della comunità europea, la prima cosa che abbiamo fatto, comunità europea del carbone e dell'acciaio, la CECA, poi immediatamente dopo abbiamo fatto l'Euratom. E quindi il problema dell'energia nucleare non è un problema di ieri o di oggi, ma è un problema che è stato già affrontato negli anni 50. Ma se andiamo a vedere lo statuto dell'Euratom, c'erano delle aziende che potevano intervenire sotto la vigilanza degli stati e della Commissione europea nel settore nucleare, perché era già allora considerata una delle fonti necessarie per evitare di essere in difficoltà negli approvvigionamenti. Ma adesso, per esempio, noi abbiamo fatto un referendum, abbiamo detto no al nucleare, però anche questo, voglio dire, dobbiamo cambiare. Ma guarda, questo per conoscenza diretta, nel 2008, quando Berlusconi ritorna nuovamente a Palazzo Chigi, c'era stato un grandissimo accordo con la Francia. Questo accordo con la Francia prevedeva anche il nucleare. E il problema è che il nostro accordo con la Francia teneva fuori gli americani di Westinghouse, forse sono improvvido a raccontare queste cose, ma in realtà poi alla fine abbiamo dovuto fare marcia indietro, un po' perché, come dire, i monopolisti o i soggetti che forniscono energia attraverso il petrolio storcevano il naso per via di questo discorso del nucleare. E un po' perché anche gli americani erano stati tenuti fuori dalla porta. Ma era un accordo di
di grandissima intelligenza, perché questo accordo con Areva serviva anche a mettere in sicurezza le centrali russe, che non sono considerate a norma secondo gli standard europei, e parlo anche delle centrali di Kaliningrad, serviva anche a mettere un occhio sul nucleare iraniano, cioè era estremamente ambizioso. Ed erano gli anni in cui, però iniziato dal presidente Prodi, noi abbiamo cercato di fare arrivare altro petrolio, altro gas di fonte russa attraverso il South Stream. Però l'Italia ha sempre avuto una politica energetica estremamente dinamica, estremamente diversificata, e questo, diciamo, risale veramente ad anni molto, molto lontani. Noi abbiamo per esempio un gasdotto che arriva direttamente dall'Algeria, passa per la Sicilia, adesso non ricordo qual è il punto di approdo. Abbiamo progettato un altro gasdotto dell'Algeria che sarebbe dovuto arrivare in Sardegna. Abbiamo adesso il TAP, quindi prendiamo il gas da oltre il Mar Nero. Devo dire, la posizione, la diversificazione delle fonti energetiche italiane è particolarmente efficace, ma è il frutto di decenni di abilità, soprattutto dell'ENI, nel trovarsi dei partner che... Adesso questo cambio di prospettiva storica ci condurrà al nucleare, perché stiamo parlando di tutte fonti energetiche cosiddette fossili, le quali fra l'altro non godranno più di contributi statali, cioè ci sarà un buco di... Guarda Glauco, qua noi ci troviamo di fronte, come dire, a dei pasticcioni. Probabilmente i politici degli altri paesi sono ancora più pasticcioni di quelli che noi consideriamo tali in Italia. Ma tu pensa per esempio il passo indietro che ha fatto la Germania. La Germania ha pagato più di 2 miliardi ai proprietari delle centrali nucleari per dismetterle anticipatamente, quindi prima dell'ammortamento completo finanziario e tecnico degli impianti, perché i verdi al governo, no, avevano imposto la chiusura del nucleare, e paradossalmente hanno aperto le centrali a carbone. Cioè questa Europa è un'Europa fatta insomma un po' di pezzi di scotch, di spago, e tutta un po' tutto il mondo, perché anche insomma, voglio dire, qua si parla di centrali a carbone in progress in India, anche nella stessa Cina, cioè quello che noi volevamo risolvere entro il 2040 è stato spostato al 2060 2070. Cioè sto carbone non è scomparso. Questo COP26 ha detto tante belle cose, ma che si dovranno realizzare. Fra l'altro c'è chi dice, non mi ricordo chi, ma lo troverò, che dice, ma guarda, all'ONU dicono, ma guardate che non basterà neanche la fine del secolo in corso per ridurre diciamo, l'uso delle fonti fossili. Quindi il dibattito continuerà. Glauco, è tutto business. Se noi andiamo a vedere quanto sono costate e quanto costano tutti questi campi, diciamo, di energia fotovoltaica agli italiani, ma perché la stampa tutte queste cose, come dire, non è che ha tutto l'interesse a raccontarle. Se voi andate a vedere il primo Conte Energia, no, che ha dato la possibilità di fare degli investimenti nel settore appunto dei campi fotovoltaici, qual è il prezzo a cui il gestore della rete si obbliga per 20 anni ad acquistare tutto quello che arriva, ma sono dei prezzi che vanno a 25 centesimi al kilowattora. Probabilmente la gente non lo sa, ma è più del doppio di quello che il prezzo è stato fino all'anno scorso. Cioè noi abbiamo fatto dei regali e continuiamo a fare dei regali infiniti. Cioè noi non ci rendiamo conto che noi, attraverso questo settore appunto delle energie alternative, abbiamo dato dei rendimenti finanziari a degli investitori che sono sbalorditivi.
cioè gente che si è riuscita a, come dire, ad assicurare una rendita utilizzando il sole, ma soprattutto utilizzando le tasche dei cittadini italiani. Cioè è tutto business, è questo quello, quando si dice dobbiamo fare nuovi campi fotovoltaici, dobbiamo fare nuove pale eoliche, ma secondo voi poi chi è che le paga? Tutto questo naturalmente viene pagato con la bolletta elettrica. Quindi se noi abbiamo una bolletta elettrica che è esageratamente alta, mentre quella francese, io vivo in Francia, no, è estremamente più bassa, deriva dal fatto che loro hanno fatto le centrali nucleari negli anni 70 e vanno avanti ancora per un altro paio di decenni, mentre noi continuiamo a pagare questa energia di fonte, come dire, solare, piuttosto che alimentata dal vento del buon Dio, e poi andiamo a pagare delle cifre sbalorditive. E questo serve per mettere a terra tutti i soldi immessi dalle banche centrali. Cioè qua ci sono una serie di fondi di investimento che non sanno dove mettere i soldi. Allora, hanno comprato le azioni su Wall Street, benissimo, hanno comprato le azioni al Nasdaq, benissimo, hanno speculato sulle materie prime piuttosto che sui prodotti energetici, piuttosto che sul grano, e da qualche parte questi soldi li devono mettere, e allora naturalmente bisogna rifare le centrali. Siamo tornati in qualche modo, abbastanza inevitabilmente, alle prime frasi del nostro incontro di questa sera, che io riassumo. C'è un signore che si chiama Carney, che è l'ex governatore della Banca Centrale inglese del Regno Unito, il quale ha fatto una coalizione nella quale è confluito Bloomberg, e vabbè, che di solito, insomma, anche lui era uno che mancava, perché tutti quanti si erano posizionati qui e là, Bloomberg era rimasto un po' per aria. Questa coalizione, l'acronimo è GFANZ, e che cosa ha detto questo signore, che peraltro è stato in qualche modo accettato, ha detto sì, va bene, lei c'ha ragione, una coalizione di 450 banche e società di gestione, cioè anche questi fondi di investimento, la quale appunto ha detto noi nei prossimi anni utilizzeremo 130 trilioni di dollari per sistemare questo fatto, cioè rimettere a posto il global warming. Come? Strangolando le emissioni dei vecchi fossili e invece sostenendo a spada tratta dovunque, finanziando dovunque i nuovi sistemi di produzione energetica cosiddetti sostenibili, non inquinanti, verdi. Allora ci siamo tornati. Sto giro, sti 130 trilioni di dollari vengono fuori da dove? Perché li amministrano 450 banche? Perché non li amministrano gli stati, visto che tu ci stai spiegando che li producono le banche centrali? Guarda, gli stati praticamente oggi sono in manette, cioè gli stati non fanno altro che amministrare denaro che viene dai cittadini oppure denaro che viene dal mercato finanziario attraverso il debito. Ma non esistono industrie di Stato, anche in Francia, anche in Cina. Diciamo, ma a queste banche i 130 trilioni come gli arrivano? Ma guarda, il sistema finanziario è un sistema che accumula capitale e dal risparmio privato che si forma anno per anno e dai rendimenti di tutti gli investimenti precedenti. Quindi se tu vai a vedere qual è l'accumulo anno per anno di denaro, hai, diciamo, un flusso che viene e dai risparmiatori e viene naturalmente da tutte le rendite, dagli interessi che si accumulano anno per anno. Quindi il loro problema è che, non essendoci più marginalità nei settori tradizionali, che vuol dire marginalità? Vuol dire possibilità di profitto? Certo, praticamente se tu dici chiudo la centrale a carbone e faccio una centrale, fra virgolette,
alimentata dal vento piuttosto che dal sole, piuttosto che dall'energia nucleare, dall'uranio, poi diciamo, andiamo a vedere come... È chiaro che loro fanno soldi, perché è un investimento a 20, 30, 40, 50, 60 anni. Quindi è una maniera per assicurarsi una rendita, come dire, pluriennale, anziché dover comprare e vendere... Ma da dove prendono i soldi le banche? Tu me l'hai detto prima, cioè, cioè questi certo, soldi mi prendono... Cioè, oggi perché sul mercato dei capitali, no? C'è un'enorme disponibilità. Hanno trovato questo settore appunto della produzione dell'energia elettrica da fonti proprio perché hanno bisogno di trovare il posto dove mettere i soldi e non c'è settore più sicuro dove mettere i soldi che la produzione di energia. Vabbè, perché noi siamo obbligati, cioè qua non è il problema di mettere una centrale in più, ma di sostituire una percentuale elevatissima di centrali esistenti, quindi tutte le centrali a carbone. Immaginate che cosa dovrebbe essere, no? Teoricamente il rimpiazzo delle centrali a carbone cinesi, ma c'è da fare no soldi, è una cosa di una difficoltà e probabilmente non sarà mai fatta, perché le centrali cinesi sono centrali appena costruite e quindi quello ne stanno costruendo altre, hanno detto, ma certo. Noi dobbiamo continuare a costruire centrali a carbone. Ma ti voglio dire che investire nel settore della produzione dell'energia è un modo per assicurarsi dei profitti, è un mercato sicuro, perché si possono comprare o non comprare le scarpe, si può comprare o non comprare un piumino d'oca, no? Si può comprare o non comprare una borsetta, ma sicuramente uno il riscaldamento lo deve accendere quando fa freddo e la luce la deve accendere quando fa buio. Quindi è una maniera, io adesso non voglio entrare sulla disquisizione se è vero il grado e mezzo che arriva, irreversibile, il CO2, voglio dire che questa è un'operazione finanziaria colossale che consente di investire in maniera assolutamente sicura e addirittura con una sorta di tassonomia per cui bisogna farlo a tempi prestabiliti, che vuol dire che noi come altri popoli potremmo votare tutto quello che vogliamo, possiamo cambiare governi, possiamo cambiare maggioranza, ma intanto siccome ci siamo legati le mani con questo COP26, poi con quelli che verranno dopo, è un po' come il Fiscal Compact, come il PNRR, una volta che l'hai firmato sei vincolato e devi farlo per forza. È un modo attraverso... In qualche modo qualcuno ti ci riconduce, certo, anche se provi a svicolare. Ma no, sono impegni... Ma guarda, tutto quello che noi vediamo fa parte, diciamo, di nuovi equilibri. Allora, il punto qual è? Confinare la Cina. Qual è la maniera per confinare la Cina? Obbligarla a spendere nuovamente nel settore, appunto, della produzione energetica per cominciare a chiudere le centrali. Ma se le ha appena messe queste centrali, c'ha un debito finanziario, come dire, di queste centrali che ancora non è stato ammortizzato e noi, come dire, o comunque a livello internazionale, li si vuole obbligare a rimpiazzarle. Allora quale sarà l'arma di ricatto? Diciamo una tassa ambientale che si chiama Carbon Border Adjustment, quindi un aggiustamento sulla base della produzione del CO2 come dazio, che è già stato detto nel momento in cui il presidente Biden ha tolto i dazi all'acciaio e all'alluminio di produzione europea, ha detto perché noi saremo un po', come dire, contro l'acciaio sporco, no? Che viene prodotto dai cinesi, è già pronto. Già oggi ci sono dei vincoli alle importazioni di acciaio da parte della Cina. Ci sono un sistema di quote e c'è un sistema di dazi. Fra qualche anno metteranno questo dazio nei confronti di tutte le merci cinesi perché la Cina non si adegua a quello che è la convenzione internazionale di riduzione del CO2. E in questa maniera mettono in difficoltà la Cina.
A proposito di CO2, no? Che e poi è quello che è CO2, è una cosa di chimica, di carbonio e ossigeno che si legano e provocano questo gas alla fine, un aereiforme. Questo CO2 sembrerebbe che potrebbe diventare anche che le quote di CO2, quelle che le quote mie te le passo a te, le pago io, tu dovresti produrre di. Puoi produrre fino a 100, ma non ti serve, allora io recupero un 20 di CO2, cioè c'è una specie di ricollocazione nelle borse dei delle quote di CO2. È possibile, è Ma certo, pensabile. ma Cioè, questo. ci sono i derivatives sul CO2 ormai. Ma guarda che questa cosa, noi l'abbiamo già visto con i certificati verdi, con i certificati bianchi. Allora, se un'azienda ha un tetto di emissioni, se ne emette di più, deve andare a comprare, diciamo, qualcuno che ne emette di meno. Quindi c'è un trading, c'è un commercio di queste quote. Ma adesso, vabbè, non voglio. È chiaro che chi ha No, una ma questo foresta. lo diciamo solo per spiegare, diciamo, la dimensione da una parte iperreale, non voglio dire assurda, ma iperreale, verso le quali stiamo andando in dimensioni sempre più iperreali. Per questo parlavo di questo CO2 che generava una Ma quello, collocazione di. la questione delle aste del CO2 è, diciamo, frutto anche di una decisione europea, per cui tutta una serie di industrie, di produttori devono avere, in base alla loro produzione, diciamo, una quantità di tonnellate di CO2 che sono ammesse, come dire, per la loro produzione. Quindi se uno produce energia elettrica da fonte di carbone, produce un tot di energia elettrica appunto da carbone, deve comprare annualmente all'asta un certo numero di tonnellate di CO2, cioè di permessi per poter emettere CO2. Se uno invece ha l'impianto a gas, anziché avere un certo numero di quote da comprare all'asta, ce n'ha molte di meno perché la Oh, ma produzione quindi, perdonami, ma idealmente, poi magari lo sta già facendo, un colosso che produce CO2 come l'India o come la Cina, potrebbe, compra da Cambogia, da Birmania, da paesi a lei, diciamo, vicini, dal Tibet, vabbè, controllato direttamente, ma insomma, può comprare quote che loro non utilizzano. Però Certo. questo che cosa fa? Schiaccia quei paesi, li mantiene nel Medioevo perché non avranno mai una. O Ma guarda, no, nemmeno. questo non te lo so dire. Non c'è dubbio che è una maniera attraverso cui si finanziarizza il controllo delle emissioni di CO2. Appunto, c'è un sistema di asse, c'è un sistema di futures. Perché, per esempio, le quote, no? Anziché costare, per esempio, 60 euro a tonnellata, adesso sono arrivate a 300 euro a tonnellata. Ma perché? Perché c'è una speculazione finanziaria anche su questo. Quindi entrano sul mercato dei soggetti, comprano le quote e poi le rivendono. Beh, è un sistema dove è il denaro che, come dire, fa girare tutto quanto, non è la vita Certo, degli uomini, certo. no? È il Ma denaro. forse tu poi lo sai più di altri, c'è pure un business della misurazione del CO2, perché senza la misurazione non ci sarebbe il prezzo, no? Chi è che misura sto CO2 alla fine? È una cosa di privati o una cosa, No, se lo guarda, sappiamo, eh? allora sulla base della tipicità della produzione, le aziende come dire, vengono misurate. Quindi se uno produce energia elettrica, come dicevo prima, usando il carbonio e produce un tot di energia elettrica, deve comprare all'asta una certa quantità di tonnellate di CO2. Cioè deve comprare all'asta dei permessi di emissione di CO2. E chi? All'asta, capito? Sì, praticamente l'Unione Europea, attraverso poi due o tre mercati, noi siamo, diciamo, c'è un mercato, la Germania si è fatto un mercato interno,
noi come Italia partecipiamo a un mercato un po' più ampio. Quindi ogni anno, anzi le aste si fanno trimestralmente, ogni trimestre si mettono all'asta un certo numero di quote. Tutti i soggetti che sono obbligati a partecipare all'asta, naturalmente in base alla loro produzione, competono per comprare. Tanto più ci sono soggetti, tanto più costa questi permessi, e diciamo il prezzo aumenta perché di anno in anno le quote messe all'asta vengono ridotte. È una maniera Anche perché teoricamente questo CO2 nel corso degli anni dovrebbe tendere a zero, quindi allora, è ovvio che diventerà una risorsa sempre più, diciamo, difficile da reperire in termini... No, un momento, allora, noi diciamo che c'è troppo CO2. In questo momento? Allora, a livello naturale, la parità, d'accordo, si dice che noi arriveremo alla parità fra emissioni e assorbimento naturale del CO2 intorno al 2050. Quindi oggi l'attività industriale produce, immette nell'atmosfera più CO2 di quanto le piante non riescano ad assorbirne. Quindi su questo eccesso di CO2 si calcola che faccia arrivare, come dire, una componente atmosferica che produce l'innalzamento della temperatura. Quindi si dice, noi immettiamo troppo CO2, questo CO2 varia la composizione dell'atmosfera e quindi c'è riscaldamento. Se noi tassiamo il CO2, nel senso che chi emette CO2 dovendo comprare queste quote deve metterci dei soldi, naturalmente cercherà di spostare la sua attività da un'attività produttiva di qualsiasi genere che immette molto CO2 ad un'attività produttiva che immette meno CO2. Quindi si dice, visto che chi compra e chi produce l'energia elettrica da carbone deve comprare 4 volte la quantità di quote di quello che produce la stessa quantità di energia elettrica utilizzando il gas, allora è chiaro che questo soggetto dovrà vendere l'energia elettrica a un prezzo più alto o comunque avrà un margine di guadagno più basso e quindi cercherà di chiudere questa produzione a carbone per andare a quella a gas, e un po' alla volta si passerà a produzioni che, dovendo acquistare meno quote di emissioni, porteranno l'ambiente a questo riequilibrio. È un po' un meccanismo, diciamo, di tassazione delle emissioni. No, ma questo sì, non ti capisco, ma adesso ne sappiamo di più perché tu ce lo stai spiegando. Mi chiedevo se, dovendo diminuire questo CO2, diciamo, la possibilità di acquisire il modo di produrlo, perché io devo essere giustificato perché devo acquisire la possibilità di produrre CO2, ma siccome il CO2 deve diminuire drasticamente per arrivare a quel punto di equilibrio, questa facoltà di acquistare sarà sempre più esosa, cioè voglio dire, no, bisognerà spendersi. Chi ha bisogno di acquistare facoltà di produrre CO2 dovrà spendere sempre di più e alla fine dovrà far pagare sempre di più i suoi consumatori. Naturalmente, quindi tutti cercheranno, no, visto che c'è un equilibrio sul mercato, di produrre energia da fonti che immettono meno CO2. Perché se un campo, diciamo, di fotovoltaico emette 0,5 e chi produce da carbone immette 4, uno cercherà di chiudere la centrale a carbone e di investire nei campi fotovoltaici. Oh, ecco, quindi, cioè, al di là del fatto di coloro i quali si sentono costretti o così, oppure sono furbi, oppure c'è, cioè, certi paesi che fino adesso hanno rallentato, diciamo, l'ossequio ai loro impegni, no? Perché nel 2015 hanno preso gli impegni e non l'hanno rispettati. Ma da qui in poi probabilmente gli converrà a tutti passare a energie
diciamo, non fossili? Cioè, conviene proprio? Guarda, è un tema talmente complesso che non so se, come dire, il punto è che le energie di fonte naturale, quindi quelle che noi chiamiamo le rinnovabili, io appunto quelle fotovoltaiche pure eoliche, sono delle centrali intermittenti. Cioè, il punto è che se io ho un campo fotovoltaico la sera quel campo non produce, ma la gente la sera la corrente elettrica l'accende. Quindi capisco. Sono intermittenti, la produzione certe volte è superiore a quelli che sono gli assorbimenti del mercato e quindi è una corrente elettrica che noi paghiamo anche se va buttata, e certe volte, appunto la sera, dobbiamo usare altre centrali per sopperire la mancanza di energia di fonte fotovoltaica o eolica. Cioè il tema è quello della continuità della produzione. Sì. Perché, come dire, sono molto efficienti le centrali nucleari, perché le centrali nucleari, una volta che uno le ha caricate, vanno avanti praticamente senza interruzione per decine di anni, si fanno delle manutenzioni, ma la continuità di produzione è assoluta, mentre un campo eolico, piuttosto che appunto il fotovoltaico, quando viene buio smette di produrre e quando cala il vento smette di produrre, e qualcuno deve produrre bene. Quindi noi abbiamo, come dire, la necessità di avere una corrente stabile sulla rete, e non c'è oggi una capacità di accumulare, di mettere in una sorta di batteria tutta l'energia che viene prodotta quando c'è tanto sole o quando c'è tanto vento. Quindi è un tema, anche dal punto di vista tecnico, estremamente complesso. Quindi molti dicono che probabilmente una maniera per accumulare in maniera, insomma, ecologicamente sostenibile questa energia è quella dell'elettrolisi, quindi avere da una parte idrogeno e dall'altra parte liberare ossigeno. L'idrogeno può essere conservato sotto forma di ammoniaca, e l'ammoniaca è un prodotto che comunque può essere riconvertito a fini appunto di produzione di energia elettrica, piuttosto che essere utilizzato in tutti i processi industriali, dai fertilizzanti andando avanti. Cioè la questione è molto complicata dal punto di vista tecnico. Nessuno ha, diciamo, la ricetta in tasca. Quello che si vuole fare è cercare un nuovo approccio alla produzione per dare al capitalismo e soprattutto ai tanti capitali un modo nuovo per potersi mettere a terra. Ecco, guarda, l'ultima domanda. In sostanza, noi ne stiamo parlando, pur io dico, io non sono favorevole al liberismo capitalista, però te non ti voglio mettere, voglio dire, fare una domanda banale, in difficoltà, tu sei favorevole, non favorevole, non favorevole, quello che tu scrivi racconta la tua visione. Ma noi ne stiamo parlando come se dare una chance a questa visione capitalista fosse nelle cose, nella storia. Cioè, vabbè, si stanno riorganizzando. Cioè, ma non è che si stanno riorganizzando volendo mutare il modello di sviluppo. Si stanno riorganizzando rimponendo una forma di modello di sviluppo che sarà la stessa, soltanto che la fonte, il grande reset è delle fonti energetiche. Si comincia da lì. Si comincia Ho capito, ho capito, ma se questo funziona, noi ci, per altri 200... cioè, il capitalismo continuerà la sua marcia devastante, perché di questo si tratta, perché poi non riesce a ridistribuire la ricchezza, non riesce a fare, cioè a mantenere un livello neanche di umanità, perché sta derivando verso un transumanesimo molto pesante, e noi dobbiamo stare a guardare i suoi tentativi di rabberciare questo modo di produrre energia. Allora te lo dico in modo molto molto semplice. E questi anni
tutti hanno dato addosso ai mercati, tutti hanno dato addosso al turbo liberismo, tutti hanno, come dire, capito che c'è qualche cosa che non va. E proprio all'esordio io ricordavo che appunto la globalizzazione per un verso e l'economia fondata su internet sono stati devastanti per tutta una serie di popolazioni e per tutta una serie. Quindi qual è oggi la nuova narrazione? Si devono mettere un vestitino pulito, devono dire che questo nuovo capitalismo è sostenibile dal punto di vista ambientale, devono tutti quanti, quelli che sono stati i più grossi capitalisti, dai Rockefeller fino a Bezos, fino al patron di a Bill Gates, no? Ormai sono diventati dei filantropi, no? Un altro Bezos ha regalato $1 miliardi ieri a... a parte il fatto che non li regala lui, perché i soldi che lui regala sono i soldi che gli abbiamo dato noi. Cioè, certo, assolutamente, lui, questo è chiaro. Allora, non sono dei filantropi, quindi loro pigliano i soldi dal mercato, e cioè dai consumatori, e poi fanno i belli perché li regalano. Allora, attenzione, c'è bisogno di una nuova narrazione. Il capitalismo ha capito che ha toccato troppi nervi, ha messo in difficoltà troppe popolazioni, ha creato delle distorsioni eccezionali, ha creato una concentrazione di ricchezza che non è più sostenibile. Allora se ne vanno tutti quanti in Vaticano, vanno tutti quanti al COP26, fanno vedere che sono tutti buoni e ci raccontano la nuova favola, che quindi siamo in un accordo di armonia con gli equilibri naturali, che siamo d'accordo con quello che dice il Papa nella sua enciclica Fratelli Tutti, e che siamo tutti bravi, buoni, belli e puliti. Questa è la nuova narrazione, questa è la nuova favola, ma in realtà loro serve perché con l'assetto che hanno creato hanno contro la gran parte delle popolazioni e hanno pochi margini di profitto, quello che vi dicevo prima. Se investono in titoli di Stato perdono soldi, non possono più investire in borsa perché ormai i livelli azionari sono estremamente elevati rispetto a quelli che sono i dividendi, quindi devono trovare una maniera per mettere i soldi da qualche parte dove sono sicuri che qualcuno gli comprerà il prodotto. Meglio del settore energetico cosa c'è? Niente. Ma questo preclude anche qualsiasi forma di opposizione. Io lo direi in francese, ça va sans dire. È ovvio. Ho capito, ma è una constatazione così che fino a 20-30 anni fa era difficile digerirla. Adesso invece siamo inchiodati a... Quello che diceva il ministro delle finanze tedesco a Varoufakis, dice: ma voi già avete firmato, voi già vi siete impegnati, inutile che voi mi dite che avete, come dire, avete cambiato idea, che voi siete un governo nuovo, non siete più il governo Papadopoulos, piuttosto che il governo Karamanlis, a me non me ne frega niente, avete già firmato. Quindi nel momento in cui uno firma il Fiscal Compact, firma il Trattato di Maastricht, firma il COP26, firma, come dire, la richiesta di fondi per il PNRR. Allora ragazzi, vabbè, insomma, avevamo finito, però finire così non è bello. Facciamo gli ultimi tentativi. Guido, sei con noi perché il sistema ti ha un po' ghiacciato. Ci sei? Non mi sembra che tu ci sia. In che senso? Essere successo. Ah no, allora, no, perché tu non te ne sei accorto, ma la tua immagine era distorta e le tue parole non si capivano più. Invece, pronto? Sì, io ti sento bene. Allora, guarda, devi riconcludere quello che hai detto, diciamo, 3 minuti fa. Allora, ripeto. Dopo Papandreous, dopo i greci, mentre parlavi allora, dei greci, poi... Allora, dopo i greci. Tutto. Una volta che si firma un trattato internazionale, si firma il trattato di Maastricht, si firma
si recepisce il fiscal compact, si aderisce al COP26, è inutile cambiare governo, è inutile cambiare maggioranza, bisogna seguire quegli obblighi, bisogna seguire quegli impegni. E lo stiamo vedendo adesso quotidianamente, ci dicono che dobbiamo fare il disegno di legge di liberalizzazione perché fa parte degli impegni del PNRR. I soldi non sono arrivati, ma noi dobbiamo fare la liberalizzazione. I soldi non siamo arrivati, ma dobbiamo adeguarci a quelli che sono gli impegni che ci hanno chiesto in materia di giustizia o altro. È una maniera per obbligare la democrazia ad essere, diciamo, come dire, una democrazia educata. E vabbè, allora, io ti ringrazio Guido perché il tempo a nostra disposizione è scaduto, poi dobbiamo andare tutti e due a cena e io credo che abbiamo fatto anche oggi del nostro meglio per accendere dei lumi lungo la via della conoscenza. Speriamo che il nostro pubblico si renda conto di quello che, insomma, della scena in cui siamo immersi e che smetta di dire delle cose che hanno poco a che fare con la nuova realtà, insomma, come dici giustamente te, cioè se non ci si rende conto dell'importanza dei trattati internazionali, del peso che hanno i trattati internazionali anche nella vita di tutti i giorni, allora si pensa ancora che le costituzioni nazionali siano sacre e intoccabili, e invece purtroppo non è proprio così. Ah. Ma sai, caro Guido, noi in Costituzione abbiamo un articolo 11 che ci venne imposto, no? E c'è, ma lo so bene, io lo ricordo quindi, sempre, è quella frase lì, l'Italia ammette le limitazioni alla sua sovranità. Ecco, però diciamo ci sono due condizioni. Che sia appunto che non vengono rispettate, lo so. Il fatto che il discorso della parità degli altri stati e la finalità molto spesso non sono così evidenti come voleva il costituente. No, ma il povero costituente, diciamolo pure, per quanto libero di pensiero. E era anche piantonato dai servizi segreti anglo-americani che nel 1946 dicevano: allora a chi abbiamo lasciato sta Repubblica? Però queste sono le condizioni, non è? Avete perso la guerra, ragazzi, no, vabbè, vi facciamo un bel vestito, vediamo il piano Marshall, però la guerra avete persa. Va bene Guido, ti ringrazio, un abbraccio, tanti auguri e buona serata a tutti e buona serata, grazie infinite. Sei stato bravo, posso grazie. Complimentarmi con te, perché grazie, veramente grazie. Oramai sei come quei giocolieri che tanto non tengono in equilibrio tutti gli argomenti che gli vengono proposti. Ma guarda che la verità è che io studio molto più di quello che si può immaginare, perché non ho la scienza infusa e le cose che racconto sono frutto appunto di riflessione e di indagine. Su questo io non ho dubbi, ma neanche chi ti ascolta e chi ti legge. Grazie. Ciao, buonanotte. Ciao, buona serata.